sono Andrea Bonati e oggi ho il piacere di parlarvi della realizzazione di una torta senza glutine. Molto spesso noi pensiamo che quando abbiamo un prodotto senza glutine sia un prodotto che forse non è così buono. Ecco, per fortuna oggi, grazie un po' alla tecnologia e a tutti i prodotti alimentari che abbiamo, questa cosa è decisamente cambiata, anche perché se ci pensiamo 10 anni fa vedevamo i prodotti senza glutine in farmacia, oggi invece li vediamo in pasticceria e di conseguenza c'è un'attenzione al bello e al buono decisamente diversa. Una delle cose importanti da sapere è che non c'è questa grande differenza. La cosa bella è che è un prodotto che può tranquillamente essere buono per tutti. Quindi se partiamo dalla concezione di una classica torta all'italiana, in questo caso parliamo della chantilly all'italiana. Ecco, quando parliamo di chantilly intendiamo ovviamente non la panna montata con zucchero e vaniglia, che è la classica chantilly così come dovrebbe essere, ma di una crema leggera, quindi di una parte di panna e di una parte di crema, quindi in questo caso una chantilly all'italiana. Quello che abbiamo realizzato un pan di Spagna senza glutine, e per realizzare il pan di Spagna senza glutine quella che è la preparazione non differisce in alcun modo da quello che è la preparazione di un pan di Spagna classico. Quindi in questo caso si scaldano le uova come generalmente viene fatto e poi si segue il procedimento di un pan di Spagna classico così come lo realizziamo. L'attenzione è ovviamente nella scelta di quelle che sono le farine ed è per questo che vi do subito quella che è la ricetta che abbiamo utilizzato in questo caso. La nostra ricetta del pan di Spagna senza glutine prevede 1,8 kg di misto d'uovo insieme a 600 g di tuorlo, 1 kg di zucchero e 5 g di gomma di guarra. Si faranno montare le uova a temperatura ambiente con lo zucchero e ovviamente lo zucchero deve essere precedentemente miscelato con il guarra. Successivamente misceliamo le polveri e le aggiungiamo alla farina montata. Le polveri sono farina di riso, quindi abbiamo 1,4 kg di farina di riso, 140 g di amido di mais e ancora 5 g di gomma di guarra. Abbiamo realizzato il nostro pan di Spagna e quello che possiamo notare è che ha un'ottima struttura che non ha nulla da invidiare a quello che è un pan di Spagna classico. Difatti, se noi andiamo a tagliarlo nel mezzo, quello che possiamo vedere è un ottimo colore, ma soprattutto una struttura che ci permetta poi di bagnarlo e decorarlo nel modo classico che conosciamo per realizzare una torta di compleanno. Quello che voglio dirvi è che non c'è davvero nessuna differenza sostanziale, ma anche nel gusto, tra un prodotto ovviamente ben realizzato senza glutine ed un suo corrispettivo, diciamo invece, classico. Addirittura potremmo aggiungere anche uno step e in questo caso, se volessimo, realizzare una crema senza lattosio e anche utilizzare una panna senza lattosio delattosata, possiamo ottenere una fantastica torta all'italiana senza glutine e senza lattosio, che ovviamente sia buona sempre per tutti.